presenza, uno potrebbe dire insolita, a The Voice. Dovrebbe dire insolita. Dovrebbe dire insolita. Perché sei perché hai accettato di partecipare? Perché in questi ultimi due anni ho visto la televisione avvicinarsi per la prima volta a un genere di musica come il rap, ma anche a un'attitudine verso una musica un po' meno, come posso dirti, classica, canonica, no? Probabilmente perché è da anni che il mercato discografico premia una musica diversa da quella che in realtà c'è rappresentata in televisione. Quindi penso che questo loro volermi a tutti i costi, perché poi è stato così, sia stato sintomo di questo cambiamento in atto. E quindi io sono sempre stato uno a cui piace mettersi in gioco, e l'ho voluto fare anche perché me l'hanno chiesto nel momento giusto, ero fra un momento di transizione nella mia vita, quindi ho detto, se io credo molto anche a volte al destino, e quindi ho detto, se me l'hanno chiesto in questo momento probabilmente era il momento giusto. E sto dando il massimo, mi sono applicando, ho preso la cosa molto seriamente, quindi spero che questo si capisca, e di certo non ne farò un dramma se televisivamente non sarò forte, ecco, perché è una prova per me. Senti, alla luce di quello che hai detto, aver preso te è quindi una vittoria del rap, tua è una sconfitta della televisione? Guarda, non vorrei parlare di vittoria e sconfitta. La sconfitta sarebbe se... Allora, prima di tutto non è detto che io abbia rappers in squadra. La mia presenza qui è secondo me rivoluzionaria, fra virgolette, perché tiene conto di un'opinione diversa, di una persona che culturalmente ha dei riferimenti diversi da quelli che ha chi fa TV normalmente, no? E si capisce anche da come parlo quali sono i miei riferimenti delle frasi. Io ormai ho scelto di essere ironico, no? E di scherzare un po', come faccio nei testi, di farlo anche qui in trasmissione, per appunto far notare che nella mia testa c'è questo gigantesco melting pot, dicono gli americani, un po' un mischione che passa da Iannacci e arriva pure ai Griffin, capisci? Quindi è questo secondo me la novità. Poi il rap, siccome fa parte della mia storia, io più di altri forse saprei giudicare se uno sa rappare meglio e meno, no, però è ancora presto per avere tantissimi rapper alle audizioni, alle blind di The Voice ad esempio. I rapper prima dovranno vedere che il talent sta cambiando e poi si presenteranno, perché i rapper, quelli bravi, come certi indie rocker bravi, come certi che fanno musica elettronica bravi, hanno una sfiducia totale giustificata verso la televisione e non si presentano a fare le blind. Solo un certo tipo, o le selezioni di X Factor o quelle di Amici, solo un certo tipo di cantante, di artista vuole scendere a patti con questa realtà, e forse dopo che vedranno che ci sono io, la mia presenza, e se il pubblico soprattutto premierà questo mio punto di vista, e allora secondo me altri artisti vorranno partecipare a questi talent, perché questi talent saranno un po' diversi, ecco. Quindi che cosa porterai, più o meno l'abbiamo già detto in controluce? Guarda, per fartela breve, secondo me nell'industria musicale il merito e la parola merito e la parola corretto sono state accoltellate nel retro di un ristorante cinese tanti anni fa. Io sono qui per portare il mio kung fu, i miei metodi di autodifesa. Ho capito. Senti, una parola sugli altri tre? Sono allora, non conoscevo personalmente bene nessuno dei tre, li conoscevo così superficialmente. Devo dire che mi sono già affezionato tantissimo, hanno tutte e tre delle personalità stupende, mi hanno fatto sentire subito a mio agio. E, che dire, Noemi secondo me quando canta mi fa sciogliere, ha una voce bellissima, e vive a Londra, abbiamo una cifra di gusti in comune pure se siamo di età un po' differenti. La Carrà è sempre stato un mio mito, addirittura negli anni 90 noi come Articolo 31 siamo andati a un suo programma
due volte al suo programma e ci trattò benissimo qua, nei tempi in cui per noi fare televisione era quasi difficile, perché non tutti volevano avere gli articolo 31 lì. E Piero Pelù per me è un mito, cioè io ci scherzo sempre così, però sono quasi in soggezione, per quanto lui sia secondo me una figura enorme nel panorama della musica italiana. E poi ha una cosa Piero che secondo me è fondamentale, e questo lo mette a livello degli americani, che ha il suo stile, cioè quando canta lui è lui e nessuno lo può imitare, inconfondibile, capito? E quindi è una figata essere qua con lui e poter imparare anche da un grande maestro del rock come Piero. L'ultima cosa, l'ultimissima, ho parlato con tutti e tre, ho chiesto di te perché sei quello nuovo e più o meno tutti mi hanno detto è terribile o qualcosa di simile. Come lo stelometro spieghi? Ma forse perché sono un pezzo, ma non lo so, nel senso, io per l'umorismo, te l'ho detto, io sono un fan dell'umorismo cattivo, sagace, sono un fan di Breaking Bad per esempio. Breaking Bad, sì, non vorrei dire che è proprio umorismo. No, un umorismo. Sono quel filone lì, insomma.